Ciao a tutti, bentornati sul canale. Come state? Spero bene, spero che vada tutto per il meglio. E allora, di cosa parliamo oggi? Io oggi sono anche senza appunti, abbiamo cambiato location e quindi sarà un video così, allo sbando. No, allora, come al solito lo vedremo sui progetti finiti. Che sono riuscita a finire due progetti con i filati che vi avevo proposto nello scorso video di Tessiland. Uno è già sul manichino ed è la maglia Tania della Fate Tutto Fare. E mi ci sono voluti, come previsto, poco meno di 300 grammi di Ecodonni color polvere, che è questo grigio azzurro. Sì, più celestino, molto chiaro, molto, molto estivo secondo me come colore. E molto veloce da fare, molto semplice, si lavora bene, l'ho lavorata tutta con l'uncinetto del 5, tranne i giri qua sotto lo scalfo che mi sono avvicinata al sottomanica praticamente, dovendo fare il giro seno, ho preferito stringere un po' perché non mi rimanesse troppo blanda, anche se poi salendo dopo ho fatto le spalline e quindi si sostiene, anche se è un po' larghina non cade, però preferivo averla un filinino più aderente, non stretta ovviamente, ma insomma, considerando che è una 42, ma è una 42 abbondante. È la manica a farfalla ed è l'unica cucitura che c'è in tutta la maglia, perché la manica è ripresa dal giro ed è cucita solo nella parte qua sotto per attaccare le due estremità. È l'unica cucitura presente in tutta la maglia, perché per il resto è tutta una lavorazione in tondo. Il tutorial appunto della Fate Tutto Fare, vi lascio il link al canale nel box informazioni. E questo è uno. L'Ecodonni, come vi dicevo nella recensione, è un cotone che a me piace. Mi piace di più lavorato ai ferri, sinceramente, per l'abbigliamento, oppure, se devo proprio dire, lo lavoro all'uncinetto, mi piace di più per le borse. Questa è una maglia che io avevo già fatto con il filo di Scozia, dopo ve la faccio vedere, e ovviamente la lavorazione risulta molto più fine. Però anche così devo dire mi ha dato soddisfazione, mi è piaciuta, è molto, molto fresca, molto leggera. Ok, ho cambiato il manichino per farvi vedere anche l'altra versione, stessa identica maglia, guardate come cambia, fatta con il filato più sottile. La lavorazione è la stessa identica, la costruzione della manica è la stessa, è lo stesso identico tutorial, sono state montate semplicemente più catenelle. Ed è stata lavorata con un uncinetto più fine in modo da compattare, diciamo, la lavorazione per dargli meno trasparenza, nonostante comunque sia traforata. È molto fresca, molto leggera. Ora io non mi ricordo esattamente il quantitativo di filato che ho usato, perché questo filo, fra l'altro, io l'avevo preso in quantità industriali, proprio in questa versione di colore, ne avrò presi 9 gomitoli, una roba del genere. Ne ho ancora dall'anno scorso, 2 anni fa anzi, perché dovevo fare una maglia a manica lunga, era una delle, no, una delle prime, la mia prima maglia d'uncinetto, che poi è stata disfatta malamente perché l'avevo fatta troppo stretta e me ne sono accorta quando sono andata a cucire i pannelli, che non mi sarebbe entrata, quindi ho disfatto tutto e piano piano sto facendo qualche progettino. Così un po' più andante. Adesso ne ho, mi pare, altri 2 gomitoli pieni, cioè nuovi nuovi ancora incellofanati, e uno riavvolto da me. Quindi i gomitoli sono da 80 grammi questo sfumato, da 100 grammi la versione tinta unita, 80 grammi filo di Scozia numero 5, 210 metri di Tessiland sempre. Questo sfumato, invece questo in tinta unita è 100 grammi 260 metri. Qui consigliano l'uncinetto del 2, ma io questa l'ho lavorata col 3,5. Io lavoro stretto, però
dal 3, secondo me almeno il 3, non meno del 2,5, perché sennò la lavorazione mi viene molto compatta. Poi dipende sempre cosa ci dovete fare, perché ad esempio io gli amigurumi li faccio anche con 1,5 a volte, 1,75. Se devo fare abbigliamento voglio che mi rimanga proprio morbido addosso, non voglio una cosa troppo troppo rigida. E quindi utilizzo degli uncinetti magari un pochino più grandi. E questo è un altro progetto. Vi rimetto in pausa e ricambio il manichino. Eccoci qua, manichino ricambiato di nuovo. Allora, questo è sempre un filato che vi avevo proposto nell'altro video, nell'altra recensione del Frida di Tessiland, e ho voluto fare con soli 5 gomitoli, quindi 250 grammi di filato, questo abitino che mi arriva poco più su del ginocchio, col punto chevron. È sempre un tutorial della Fata Tuttofare che nasce come maglia. Io l'ho allungato perché mi piaceva, di maglia ne sono piena, volevo un vestitino bello fresco, estivo, anche adatto come copricostume, se mai ci faranno andare al mare quest'anno, o comunque con una sottoveste leggera, una canottiera lunga o un leggings anche, perché no, da uscire anche qui senza dover andare per forza in ferie, ecco. Anche perché questi colori a me ricordano un sacco l'estate, il mare. Mi è piaciuto subito a colpo d'occhio questo filo. L'ho provato e devo dire che ne sono pienamente e assolutamente soddisfatta. Fra l'altro, è un progetto che si fa in 2 giorni. Io in 2 giorni, 3 forse, ho fatto l'abito, quindi devo dire soddisfatta pienamente. Un'altra cosa che una di voi mi aveva chiesto, ma non mi ricordo più chi, mi perdonerai, è di vedere un cardigan lungo. Mi ha detto: mi piacerebbe di vedere un cardigan lungo. Ce l'abbiamo il cardigan lungo. Io l'ho fatto in versione cappottino perché io non sono una grossa amante dei golfini, cioè io piuttosto che un golfino mi metto un maglione. Perché detesto le cose che stanno aperte davanti e non ho modo di chiuderle. Infatti, cioè io anche stasera sono in casa, ma sto con il maglione. Al massimo la felpa con la zip. Ma io cose che rimangono aperte mi infastidiscono e non ne uso praticamente. Quelle poche che uso ho sempre la cintura per chiuderle. Quindi ho preferito fare questo cardigan in versione cappottino. Come ho fatto a farlo in versione cappottino? Semplicemente allungandolo leggermente, usando un filato un pochino più spesso di quello consigliato, in modo da dare un po' di corpo al progetto, farlo venire leggermente più voluminoso, un pochino più pesante. Punto fine. Adesso ve lo monto anche questo sul manichino e ve lo mostro. Eccoci qua, per oggi col manichino abbiamo finito. E allora, questo per l'appunto è il cardigan cappottino. Come potete vedere, è bello lungo perché è lungo quanto il vestito che vi ho fatto vedere prima, che fra l'altro è ancora sotto. E è tutto appunto granny. Questa non è altro che una mattonella a cui sono stati aggiunti gli scalfi delle maniche in fase di lavorazione. Ed è stata ripresa la manica lavorando in tondo. Anche questo è un progetto della Fata Tuttofare. E appunto lei lo realizzava come cardigan, come golfino, ma a me piaceva di più proprio come cappottino. Mi dava più l'idea di qualcosa di un po' più voluminoso, anche perché veramente un cardigan fatto così per me risulta veramente troppo ingombrante. E quindi io quando me lo metto lo porto così, con la cinturona alta. E gli punto la spilla qui dove l'ho messa anche adesso, che in video non si vede, ma si intravede la perla della spilla, in modo da tenerlo accollato e basta. Io lo uso tranquillamente anche in questa stagione, nelle giornate più belle, perché nonostante sia traforato, lo trovo un filo veramente molto caldo. Per fare questo progetto io l'ho fatto tutto con il Bravissimo, sempre di Tessiland, sono gomitoloni infiniti da 500 grammi per 1500 metri.
Io l'ho preso quasi in tutti i colori, adesso non ne ho ovviamente neanche uno da farvi vedere perché li utilizzo come il pane proprio, quelli mi vanno via a una velocità incredibile. E sono progetti che vengono bene, soprattutto mi piace perché io che lavo tutto in lavatrice, questo è già stato lavato, e malamente fra l'altro, neanche col programma Lana, proprio in mezzo agli scuri, detersivo ammorbidente a 30 gradi. Steso in piano, io l'unica accortezza che ho è di stendere in piano e quando mi ricordo di lavare i capi che faccio io dentro una federa o dentro un sacchetto da bucato in modo che non si aggancino magari nelle cerniere o nei gancini, nei bottoni, che non si tirino i fili. Quando mi ricordo, quando non mi ricordo, pace bene, infatti ho infeltrito il mio primo maglione. Ma vabbè, si rifarà o vedo di recuperarlo in qualche modo. Cos'altro? Vi dicevo appunto, l'ho lavato in lavatrice, non ha stinto un colore che sia uno, la misura non si è mossa e anche in questo filo, come un po' nel Baby K, la fibra tende un pochino ad allargarsi con il lavaggio, ma non si allarga al capo, si allarga proprio il filo all'interno del punto, quindi diventa ancora più morbido e diventa ancora più bello secondo me dopo lavato, nonostante che questo, essendo un 100% acrilico, non punga assolutamente, non pizzichi, anzi è molto molto morbido già dal primo tocco. L'unica cosa che potrebbe cambiare è la morbidezza a seconda del bagno di colore. Io ho trovato un paio di colori che erano leggerissimamente un pochino più rigidi, un pochino più spessi. Ma con il lavaggio si è assestato assolutamente tutto, quindi non trovo difetti in questo filo, mi è piaciuto veramente veramente tanto. E questa è la versione cappottino del cardigan lungo che mi era stato richiesto di vedere. Ovviamente se lo si vuole fare in versione cardigan si può fare benissimo, però secondo me serve un filato un pochino più fine. Io questo qua l'ho lavorato con il 5, anche il 5,5 andava bene. Io non ho voluto fare dei trafori molto molto larghi perché appunto se un cappottino non è foderato lo volevo bello coprente. Ma se utilizzate anche un 5,5 va bene come cappottino. Per un cardigan non andrei più su del 4 perché essendo un progetto molto grande vi diventa poi voluminoso, ingombrante e pesante da portare addosso, perché questo va bene come cappotto, sì, cappotto da mezza stagione, ma ha un peso non indifferente, cioè siamo oltre il mezzo chilo, anche 600 grammi, adesso io non l'ho mai pesato, però se contate che ogni gomitolo sono mezzo chilo. Di grigio scuro ne ho usato veramente poco, perché avevo già un avanzo di un altro maglione che avevo fatto, ma gli altri tre erano praticamente nuovi. Sia il grigio chiaro che il bianco che il nero erano praticamente intonsi quando li ho presi, perché erano stati presi per fare un altro progetto, poi in realtà è andato in fumo, come al solito, e quindi sono stati riusati tranquillamente. Io non mi demoralizzo mai perché tanto a casa mia va sfruttato tutto. E niente, questo è. Come al solito ci sono in corso le mattonelle di Progetto Cuore. Queste sono state fatte con un filo di Risulta che avevo in casa, che avevo comprato in una sessione di shopping online furibondo. Bello perché ha dei colori veramente molto brillanti, molto lucidi, un pochino pelosino, ma anche questo è tutto acrilico. E il problema è che una volta che l'ho avuto in mano non mi ha soddisfatto come pensavo. Quindi ci ho fatto comunque un progetto per me. Ci ho fatto un poncio a mezza stagione, diciamo perché molto traforato, ha tutto un motivo decorato sulla spalla. Carino. Ho il dubbio se lo metterò o meno, infatti è nei progetti in forse se da disfare o da tenere. Ci ho fatto un maglioncino per la mia cagnolina, ma poi in realtà ne avevo avanzato ancora un gomitolo e mezzo, quindi questo è il mezzo gomitolo e quell'altro penso che lo userò sempre per fare altre mattonelle per il progetto Cuore e
lo sfrutterò così perché sinceramente sto facendo molto de stash ultimamente perché avevo un accumulo veramente esagerato, quindi sto cercando di togliermi il più roba possibile prima di comprarne altra. E quella che compro cerco di usarla all'osso, nel senso comprare proprio la quantità giusta per quel progetto, al massimo un gomitolo in più proprio per sicurezza, ma non fare scorte esagerate. Detto questo, sempre con avanzi, no, con avanzi, con un filato che avevo fermo lì, ma non è un avanzo, era un gomitolone da 250 grammi di filo di Scozia numero 8, quindi bello corposo, e una rocca di lamé, che adesso sembra, pare grigia, ma in realtà brilla da morire ed è un multicolor più che un argento. Sto tentando di fare, sto facendo un parolone, però sto tentando di fare questo che vorrei che venisse un abito per me, e sono indecisa se farlo a tubino, quindi andare giù dritta, oppure se andare giù dritta nella parte del corpetto e quando inizia la gonna fare tantissimi aumenti tutti subito, in modo da non avere il taglio a trapezio, ma avere la parte del corpino dritta e poi la gonna che prenda tutte le pieghe e venga un bel po' più ampia. Sono indecisa perché tanti aumenti vuol dire tanti punti in più, quindi oltre che mi si allunga di un bel po' il lavoro, ma quello non è un problema perché se devo fare un lavoro fatto bene non mi interessa che sia lungo, mi interessa che venga bene alla fine. Mi dà l'idea che tanti punti in più facciano anche tanto peso. È vero che di filo ce n'è, perché questo gomitolo qui sono 250 grammi e sono più di 1100 metri di filo. Lavorato con l'uncinetto del 2,25 assieme al lamé, ma questo ha uno spessore che è invisibile, cioè non, è veramente impossibile da lavorare, cioè bisogna per forza accompagnarlo a qualcosa. Quindi non lo conto neanche. Non lo so, devo valutare. Intanto parto facendo il corpino, che quello tanto va giù dritto e su questo non ci piove. Sto pensando anche di mettere, anche se anche qui verrà fatta la spallina, però essendo praticamente adesso sono partita da qui, no? Sto lavorando in top down, diciamo. E sono partita da qui. Quindi qui la circonferenza è giusta. Perché è giusta, però non l'ho fatta stretta, l'ho fatta delle due, un centimetro in più della mia circonferenza, due. Quindi sono indecisa se fare un ulteriore giro di punto basso e metterci un elastico di quelli sartoriali da anche mezzo centimetro ed inglobarlo nella lavorazione e quello di tagliarlo magari 2 centimetri in meno della mia circonferenza in modo che poi abbia quel minimo di tensione da non fare cadere l'abito. In aggiunta poi ci metto la spallina, quindi dopo dovrebbe essere stabile e penso di fare così. Però anche quella è una cosa che vedrò in seguito prima di fare la spallina. Poi, altra cosa, questo è uno. Ovviamente tutti i progetti che avete visto negli altri video dei progetti in corso sono ancora tutti là, non sono andate avanti di un centimetro nessuno perché mi sono buttata in due progetti nuovi, quindi questo e un altro che adesso vi faccio vedere e finché questi mi sono impuntata li voglio finire, li voglio vedere finiti. E in più ho fatto i due che avete visto prima, il vestitino e l'altra maglia. Quindi gli altri progetti proprio zero, non, cioè, proprio non si sono mossi. Progettino ai ferri. Questo è un maglioncino per la mia dolce bambina, che in realtà non è un'umana ma è un cane. Uno dei due che ho. E è a punto paniere, con un gomitolo che avevo in casa, anche questo è tutto sfumato, adesso passerà al viola, poi al fucsia, poi dentro c'è dell'arancio, insomma io ho rifatto il gomitolo perché mi si era distrutta la cake, ma è comunque molto molto sfumato, viene questo motivo a righe, vabbè, io non
lo sto facendo proprio anche qui per togliermi di mezzo un po' di filo e per provare di fare qualcosina di nuovo. Il bordo è appunto riso, poi inizia tutta la parte degli aumenti e adesso devo salire fino ad arrivare anche a lei a, diciamo, il arrivo. Praticamente. Adesso saluta Kate. Ciao a tutti. Allora, praticamente adesso sono partita dalla coda, quindi dobbiamo arrivare praticamente qui. Poi iniziare a fare il buco per le zampine e poi salire per il collo di tutta la parte della schiena. Dopodiché verrà fatto il sottopancia, diciamo, e cucite le due parti. Ciao amore, grazie. Stava dormendo, l'ho svegliato. E questo progettino l'ho preso da un libro che aveva fatto vedere Luca Sforza, che è questo, e io appena l'ho visto sono corsa a comprarlo, perché comunque con due cani, entrambi freddolosi, di cui uno soffre il freddo da morire e non è lei, ma il grande, stranamente, mi sono incuriosita e ho detto, vabbè, se devo imparare a fare qualcosa a maglia, perché no che non sia qualcosa per loro? E quindi è un libro molto, veramente molto molto carino, c'ha un sacco di progetti e in più io amo i levrieri e questo libro è pieno 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 di levrieri. Vabbè, insomma, sotto vedi qua c'è un altro levriero, è pienissimo di levrieri. Io ogni tanto me lo sfoglio e ci sono tutti i vari cappottini con l'indice di difficoltà e il modo di costruirli, tutte le spiegazioni, spesso ferro per ferro, comunque ti spiegano bene quante volte ripetere fino all'altezza dei centimetri che ti danno loro. Sono riportate nella taglia del cane tutte le misure del cane, dalla circonferenza del collo alla schiena alla circonferenza del torace, in modo da poter scegliere il modello più adatto o comunque di adattare un modello già presente nel libro, anche se per dire è un cane più grande e si vuole fare quel progetto piuttosto che un altro. Ad esempio, io per Kate sto facendo, ovviamente io ho chiuso il libro oggi senza segnarmi la pagina, ma arrivo, ce la possiamo fare. No, niente, non ce la possiamo fare, non è vero. E comunque sia, io per Kate ero partita a fare questo modello perché era più vicino alla sua taglia. Comunque, anche questo è un chihuahua, quindi bene o male, Kate è abbastanza grande per essere un chihuahua, devo dire. Però diciamo che era più simile a quello che cercavo io, ma in realtà poi ieri il progetto non funzionava, quindi l'ho disfatto e ho ricominciato a fare questo. E questo è un cane più grande di Kate, non di tantissimo, ma è un cane un pochino più grande. Io ho semplicemente avviato le maglie con un ferro più piccolo e poi seguendo le indicazioni del libro, adesso non ve lo posso fare vedere tanto bene per il copyright, però è spiegato molto bene, molto chiaro. E io sono una principiante dei ferri, nel senso che più di maglia legaccio o maglia rasata ho fatto qualcosa, appunto pavone, che poi ho disfatto, ma il punto stava funzionando, ci tengo a precisare. E appunto il punto riso e poi la maglia è tutta dritto e rovescio, bisogna solo capire bene, qui è tutto un contare i punti, più che altro. Infatti ho fatto anche un errore, a un certo punto c'è una ripetizione doppia invece che sfalsata, ma non credo che Kate si offenderà per questo e quindi ho preferito non disfare perché io se disfo non so riprendere i punti, quindi avrei dovuto ricominciare da capo e non ne avevo mezza voglia e quindi ho preferito, diciamo, andare avanti e riprendere la lavorazione dalle ripetizioni giuste, anche se ce n'era una doppia, pazienza, tanto voglio dire, non era troppo un problema. E questo è un filo che avevo comprato in una merceria della DMC, mi sembra. Era una cake sfumata con i brillini argento. Era l'ultima che gli era rimasta, mi piaceva, l'ho presa. Anche questa in una fase di shopping compulsivo, ma poi è rimasta lì un sacco. Però
Ci ho già fatto un maglioncino sempre per lei ad uncinetto. Adesso glielo farò ai ferri. Me ne rimarrà ancora, quindi poi mi inventerò qualcosa da farci. Alla peggio diventerà una mattonella anche questa, o comunque qualcosa di funzionale sempre o per lei, o adesso vedo. Vedrò. Comunque sia, anche questo me lo volevo togliere perché era un gomitolo lì solitario e stava lì a fare praticamente niente. Poi, di cosa vi volevo parlare oggi? Degli strumenti del mestiere, nel senso che allora intanto mi sono arrivati, perché ve ne volevo parlare, perché ieri mi sono arrivati il mio tesoro, gli uncinetti della Clover, che io avevo già provato, perché io ultimamente sto lavorando solo con questi, e infatti le misure che uso di più in assoluto, diciamo, le avevo già, però me ne servivano altri. Ho tenuto monitorate le offerte perché effettivamente costano abbastanza. Questi uncinetti, devo dire, non sono economici. Però mi hanno totalmente cambiato il modo di lavorare. E quindi ho preferito fare il piccolo investimento di prendermi le misure che uso buone, piuttosto che continuare a non buttare soldi, perché buttare soldi non è corretto, perché comunque li uso. Però spendere soldi in materiali che poi comunque avrei cambiato con questi. Perché io ne ho provati veramente di tutti i tipi. Io ero partita prendendo il classico set, adesso ve li faccio vedere uno per ogni, ma sono quasi tutti set quelli che io ho comprato, quindi non dico che costano tanto, perché su Amazon un set di uncinetti si trova anche a 11-12 euro. Però 11 euro alla volta fanno cassa alla fine, no? E quindi c'erano i classici, questi di alluminio, che non vanno male. Io questi ogni tanto li uso, devo dire, non sono malvagi. Questi sono stati i miei primi uncinetti. Era un set che andava dal 2 al 6 e mezzo, non è vero, andavano dallo 0,6, dallo 0,5 al 6 e mezzo, adesso che mi viene in mente. Io poi ovviamente gli 0,5, gli 0,6 così non li ho mai usati, ma perché erano veramente, cioè, la tazza degli uncinetti erano veramente microidi, cioè si parla di una cosa del genere. E io, che già sono cilorba di mio, non sarei mai riuscita a lavorare con una roba del genere, soprattutto perché io mi trovo male con l'impugnatura piccola, cioè io ho bisogno. Mi vuoi dare un 0,5 in mano? Va bene, ma dammelo così. Di questo, infatti, è un altro set che ho comprato, molto valido, devo dire. E ho preso tutte le misure dallo 0,5 per l'appunto al 2,75. E lo sto usando questo per farmi l'avitino. Devo dire, è molto comodo. L'impugnatura è in plastica, ma non è una plastica molto dura, è una plastica un po' gommata, quindi si tiene in mano bene. Sono leggeri e il filo scorre. Quindi questi molto validi. E li ho presi, mi pare, su AliExpress. Comunque un sito di quelli cinesi, diciamo, o Joom, o Wish, o AliExpress. Forse Joom, adesso che mi viene in mente. Comunque sia, si trovano su questi siti economici, diciamo. E questo è uno dei set molto validi. Questi di alluminio non sono male, perché non sono male, però alla lunga pesano. Cioè, se io prendo in mano questo e prendo in mano questo, c'è una differenza abissale. E questi, top di gamma. Cioè, nel senso, io quando lavoravo con questi, dopo un paio d'ore mi veniva male al braccio, mi dovevo fermare, il tendine si infiammava, ho dovuto fare dei periodi di ferma con la tendinite infiammata, e male al gomito. Io da quando ho cambiato gli uncinetti e ho preso questi della Clover, è tutto un altro mondo. Io riesco a lavorare anche 5-6 ore di fila e non ho più male al braccio. E lo faccio tutto il giorno, tutti i giorni. Tutto il giorno no, però 4-5 ore almeno tutti i giorni. E non c'è sabato, non c'è domenica, non c'è lunedì. Io adesso sono a casa da lavorare, quindi approfitto per fare più cose. E se in 4 giorni sono riuscita a fare un abitino, una maglietta, vuol dire che ci ho dato. Nel senso che io non sono poi quella troppo veloce a lavorare. Quindi
quindi se in 2 giorni faccio una maglia è perché ci sto tanto tempo sopra. Altri uncinetti molto validi, ma validi per lavorare il cordino, secondo me sono questi. Col manico che quando li ha visti la mia amica Claudia mi ha detto: perché stai usando lo spazzolino da denti? E no, è un uncinetto. Anche questi comprati su uno di sempre di quei siti cinesi, mi pare AliExpress. Questi sono buoni, ma sono molto ingombranti e io li uso per lavorare il cordino perché con il cordino io impugno l'uncinetto a coltello e quindi a parte che antiscivolo, quindi non ti scappa, è fissato bene alla base, quindi sono molto stabili e sono resistenti e sono comodi. Se devo lavorare il filo, sinceramente con questi non mi trovo benissimo perché con il filo io rimango così e questi li trovo molto grandi. E non sono buoni perché sono buoni, ma preferisco lavorare con altro, diciamo. Poi altri due. Sempre set che io ho comprato sono questi della Susan Bate. Allora, Susan Bate è un'ottima marca perché devo dire che sono veramente ottimi. Guardate l'uncino, che differenza ha ad esempio fra questi due, sia in plastica che in alluminio. Adesso questo è un pochino più piccolo, ma si vede bene l'uncino, come è acuminato, come prende il filo in maniera molto stretta. Stabile, nel senso che non ti fa scappare il filo perché la punta è molto acuminata, il gancio è molto profondo rispetto a questi, che adesso non lo troverò mai. Ok, cioè, vedete la differenza? È molto più uncinato questo. Quindi con questi io devo dire mi sono sempre trovata molto bene. Però hanno sempre il problema, mio problema, dell'impugnatura. Nel senso che se uno si trova bene a lavorare anche con l'uncinetto in acciaio sottile, vanno da Dio. Altrimenti io, diciamo che tornassi indietro, tutti questi acquisti non li farei. Proprio no. Io gli unici acquisti che rifarei sono questi piccolini, e poi neanche perché Clover adesso li fa anche molto piccoli, quindi diciamo che andrei su questi. E investirei tutto su questi. Io li ho scoperti tardi perché un po' per mia testardaggine, un po' perché non credevo che un uncinetto piuttosto che un altro potesse fare tutta questa differenza, un po' perché li trovavo brutti, sinceramente, perché io questi uncinetti non li trovo belli, li trovo spettacolari come tipo di lavoro, ma non li trovo belli. Invece questi erano tutti belli colorati, un po' come i bambini al Luna Park. Li ho presi tardi. Io ho preso anche 2 set su Amazon di questi qua, con tanto di astuccio e tutto quanto, le misure che vanno dal 2 al 10, con tanto di metro, ferri ausiliari, aghi per la lana, lo strumento quello per lavorare a doppio colore da infilare nel dito per tenere separati i fili, segnappunti, dittali, di tutto e di più c'era in questo set. Buoni, per carità, non niente da dire, cioè, però sono pesanti e poi con i Clover l'uncinetto scorre meglio. Quindi questi è vero che costano, perché su Amazon costano anche 6-7 euro l'uno. Io li ho presi da un sito inglese, no, non è vero, li ho presi da eBay, da un negozio inglese. Li ho pagati 4 sterline e 60 l'uno. Infatti ne ho presi 4 e altri 4 li avevo presi con l'altro ordine che avevo fatto a settembre, perché tengo d'occhio le offerte, quando va giù di prezzo approfitto e me ne prendo 3-4 alla volta. E mi sono arrivati ieri, ci mettono un pochino ad arrivare, però sono validi. Tessiland li ha, questi uncinetti, a 4,90 euro l'uno. L'unica cosa di Tessiland è che Tessiland ha tanta richiesta e quindi non sempre le misure sono disponibili. In questo caso la maggior parte di quelle che servivano a me non erano disponibili e quindi mi sono rivolta altrove, ma se no anche Tessiland li tiene in casa, diciamo. Normalmente. Stesso discorso vale per i ferri, nel senso che io sono partita usando i ferri lineari e
E ho preso, adesso questo è un 8, sono belli grandi. Ho preso i classici no, le coppie di ferri dai cinesi. Li ho presi in tutte le misure. Non vanno male, devo dire, per essere ferri da 1 euro vanno. Il problema è che io ho le braccia lunghe e questi ferri io per me li trovo corti. Sono da 32 centimetri questi. E non mi ci trovo. Avevo provato i circolari, questi sempre grigi, col classico cavetto di plastica trasparente, il disastro. Il delirio, non mi sono trovata, non mi piacevano, non... E infatti avevo detto, no, io con i ferri circolari non so lavorare e non li userò mai. Poi, dei lineari, ho scoperto questi, della Prim, la linea ergonomica. Allora, quelli in linea sono uno spettacolo e devo dire che vanno veramente, veramente bene. Primo, sono più lunghi. Perché sono decisamente più lunghi e quindi mi trovo meglio. Vado veloce, il filo scorre, sono in resina, quindi anche chi ha problemi di allergie li può usare tranquillamente. Belli, mi trovo veramente, veramente bene con questi. E infatti, quando devo lavorare in linea, preferibilmente uso questi. Avevo preso sempre da Tessiland, questi io li ho presi da Tessiland, sempre quelli ergonomici. Sempre da Tessiland avevo preso questi in bambù perché mi serviva la misura ed era una misura che ero convinta di non usare molto, quindi ho detto vabbè, li prendo proprio economici, andanti, tanto quando mai li userò ancora. Effettivamente devo dire che è stato così, li ho usati un paio di volte e basta. E li ho trovati anche questi effettivamente molto validi per essere ferri da 3,50 euro. In legno sono leggerissimi, sono veramente leggeri e il filo scorre bene, devo dire ottimi. Presa dall'entusiasmo dei ferri ergonomici in linea, ho provato quelli circolari, sempre della stessa linea, la Ergonomics. È stato un disastro in piena regola, non mi sono trovata per niente bene con questi. Nonostante siano dello stesso materiale dei ferri in linea, abbiano la stessa forma, che adesso non so se si vede, ma se vedete la punta è molto più fine. Poi si va ad allargare qui e fa un effetto goccia. Il calibro giusto del ferro ce l'avete dalla goccia in poi, ok? Cioè, praticamente, ve lo faccio vedere con questo che sono più grandi. La punta è fine, qui si allarga, qui si stringe di nuovo. Questo è il calibro giusto del ferro. Qui è più largo, qui è più stretto. Quindi per lavorare in linea mi sono trovata benissimo perché riesco a lavorare più rilassata. Quando lavoro con i circolari, io i circolari li tengo come se qualcuno me li dovesse rubare. Sono molto contratta quando lavoro e quindi lavorando molto in punta, cosa succede? Che la punta è fine, quindi faccio il punto, l'asola mi rimane molto stretta. Quando deve passare da qui è un disastro. In più, dopo scorre sul filo quando riesco a farla scorrere, ma quando arriva qui il cavetto è fine. Quindi l'asola si restringe di nuovo e quando deve passare da qui, nonostante la giuntura sia abbastanza scorrevole, si impiglia. E a me non sono piaciuti. Infatti, per fortuna ne ho preso un paio solo, sono nel cassetto a marcire e non li sto usando. Per il mio compleanno invece il mio compagno mi ha preso, adesso mancano alcune punte perché le ho in uso, il set sempre della Prim dei ferri circolari con il classico vite cioè da avvitare. Questi sono una meraviglia. Il filo scorre bene, non si aggancia, sono in legno. Ma sono in un legno bellissimo, levigatissimo, il filo scorre, non si impiglia, non si sfila, i cavetti stringono bene, hanno tutti i tappi, tutte le chiavette, costano un pochino, però devo dire che ne vale veramente, veramente la pena. Quindi, questo per dire che allora, se state già lavorando da tanto tempo, magari queste cose già le sapevate, ok, ma se vi state avvicinando adesso a questo mondo dei fili, maglie, cose legate alle arti tessili o comunque alla maglieria, il mio consiglio qual è?
invece di buttare o comunque sperimentare con cose che costano poco perché magari state iniziando e non siete neanche sicuri se continuare o no, ovvero mi prendo il set da 15 euro perché non sono neanche sicura che mi piaccia e di conseguenza almeno spendo poco. Voi fate una cosa, spendete ancora meno, ma vi prendete un uncinetto buono, ma buono davvero, o un paio di ferri veramente ottimi, ad esempio. Io non vi dico compratevi tutto il set, perché questo set comunque costa. Vi prendete un paio di punte e un cavetto. Dovete fare un progetto con i ferri numero 5, vi prendete le punte del 5 e un cavetto, ma provate dei prodotti buoni, perché altrimenti cosa succede? Che magari avete lo strumento, non dico sbagliato, ma poco agevole. Avere uno strumento poco agevole significa metterci più tempo, fare più fatica e trovarsi poi a cambiarlo nel giro di poco tempo, secondo quella che è la mia esperienza. Quindi investite una volta sola, comprate prodotti buoni e avete vinto. Nel senso che, appunto, tornassi indietro, io tutta questa roba non la prenderei. E oltre questa roba ho questo set, ne ho un altro di là. Vabbè, il set dei tunisini è un'altra cosa. Questi non sono male, sono io con un tunisino lavoro poco, questi li ho presi su Amazon a 10 euro, tutto il set dal 2 al 10. Si lavora abbastanza bene, non sono molto lunghi. Anche qui, se dovete lavorare con il tunisino, prendete quelli con i cavetti, che sicuramente vi danno più modo di fare più cose. A me l'uncinetto tunisino annoia, li ho presi giusto per averli in casa se devo fare qualche pezzo piccolo. Ma se volete fare dei lavori grandi, prendetelo col cavetto che è più agevole. Lasciate perdere questi con la barra fissa e il tappo alla fine. Vi prendete l'uncinetto tunisino, praticamente che è lungo così, in più dopo ci va avvitato il cavetto che è lo stesso dei ferri circolari e il tappino alla fine. E avete vinto e avete già i ferri, gli uncinetti che si possono anche usare come uncinetti normali, i cavi che vanno bene anche con i ferri circolari e i tappi per chiudere i lavori top down nei ferri circolari. Quindi avete fatto un investimento e avete quattro cose. Altrimenti, se non volete provare questi uncinetti, al massimo provate questi della Prim, sempre la linea ergonomic. Che sono molto buoni anche questi. L'unica cosa, questi solo con il filo, mi raccomando, perché spesso se li usate con il cordino si spaccano qua. Qua non si vede adesso in camera, ma c'è un'aggiuntura, non è un pezzo unico la plastica. C'è un'aggiuntura, si spaccano con il cordino e siccome costano abbastanza, è peccato. Quindi questi sono buoni, ma solo con il filo. Se devo trovare un difetto della Clover, questi sono i soft touch, fra parentesi, che non ve l'avevo detto, è che fanno le misure solo fino al 6, partono dallo 0,5 ma arrivano al 6, oltre no. Quindi io oltre sto prendendo questi, mano a mano che mi servono, perché per lavorare la fettuccia, piuttosto che appunto dei fili molto grossi, li preferisco. E quindi niente, insomma, fatevi i vostri calcoli se vi state avvicinando a questo mondo, altrimenti se siete poi come me vi piace anche avere più cose, perché tanto io anche... Per dire adesso, a parte questi che davvero non li sto usando perché non mi ci trovo assolutamente, i circolari, però io se ho in casa questi tre e poi di là ne ho anche tante altre misure, io questi li uso tutti indifferentemente, non è che dico ah ho i Prim, fammi usare per forza i Prim, no, perché io questi li ho anche di questi qua grigi e spesso li uso, non dico di no, questi vabbè sono 5 e mezzo quindi ho solo questi, per forza uso solo questi. Oppure ho i 6, io adesso li sto usando circolari per fare un altro progetto e lo potevo fare anche in linea, potevo usare questi, quindi io ho tanta roba, ma poi la uso tutta fondamentalmente, anche di questi uncinetti li uso quasi tutti, ogni tanto, non sempre, perché uso di più, effettivamente molto di più i Clover da quando ce li ho, ma li ho sempre usati tutti. Però se vi state avvicinando e volete provare, oppure volete fare degli acquisti sensati, buttatevi su questi direttamente. Perché secondo me non sbagliate.
Detto questo, io stasera ho fatto un monologo di tre quarti d'ora. Vi saluto, vi lascio un grossissimo bacio e fatemi sapere nei commenti se avete domande, dubbi, incertezze, commenti vari al video, ai lavori, che mi state dando tanti spunti anche negli altri video. E ci vediamo al prossimo podcast. Ciao!